Ciao ragazzi, io qua ho un po' di integratori, ma non so di cosa parlarvi oggi, proprio non ho idea, anzi no, sì certo che ho idee, oggi parliamo della citrullina malato. Allora, questo fantastico integratore qua, che metterò qui al mio fianco, anzi no, lo tengo qui che almeno si vede meglio e vi rimane in mente, viene utilizzato di solito come pre-workout. Allora, è un fantastico pre-workout, lo utilizzo parecchie volte, in particolare quando devo fare degli allenamenti pesanti, lo metto ai miei ragazzi, lo utilizzo spesso anch'io, per quando fare allenamenti mi serve un buon pump, quindi una buona energia a livello muscolare durante l'allenamento. E oggi vi racconto un pochettino di questo integratore, dove potete trovarlo anche in alcuni alimenti, e poi alla fine del video, mi raccomando, guardatelo tutto perché vi dirò una chicchettina, soprattutto per i ragazzi, che secondo me vi piacerà molto. Allora, come vi dicevo, la citrullina malato praticamente è un aminoacido non essenziale che in un ciclo del nostro corpo si unisce assieme a un altro aminoacido, all'acido aspartico, e poi viene convertito in arginina. Quindi direttamente, non indirettamente come fa l'arginina che invece stimola la vasodilatazione tramite l'insulina. La citrullina malato proprio direttamente stimola una vasodilatazione ed è per questo che comunque viene utilizzato come integratore pre-workout per dare quella sensazione appunto di pump, quindi di pienezza a livello muscolare. Quando si solleva un carico sentite proprio la contrazione a livello muscolare. E come dicevo prima viene utilizzato come pre-workout, come quantità potete andare dai 3 grammi vi direi un massimo di 6-8 grammi, non andate sicuramente oltre gli 8 grammi di integrazione di citrullina, già un valore diciamo medio potrebbe essere 5 grammi di quantità di integratore. Come vi dicevo prima, favorisce la vasodilatazione e alcuni alimenti dove potete trovare la citrullina malato sono in primis l'anguria, ovvero il cocomero. È stato studiato, appunto, è stata scoperta la citrullina malato, questo aminoacido all'interno dell'anguria. Infatti, se non volete prendere l'integratore, un'altra cosa che potete farvi è farvi un bel frullato con dell'anguria prima di fare allenamento, ve lo bevete. E il secondo alimento che fa un po' più schifo, magari da mettere come frullato da mangiare pre-workout, è la cipolla. Sì, ragazzi, ebbene sì, la cipolla, lo sapevano tanti anni fa, la cipolla è esattamente un altro alimento che contiene citrullina malato, non ci crederete, ma è molto ricco di questo amminoacido. Come vi dicevo, l'utilizzo principalmente pre-workout e un buon abbinamento chiaramente con altri amminoacidi essenziali, visto che appunto è un amminoacido non essenziale. E un'altra cosa molto importante che possiamo utilizzare assieme alla citrullina, quindi diciamo un buon pre-workout per avere un fantastico pump, sono magari un 100-200 mg di caffeina, 5 grammi di citrullina malato e un 10 grammi di essenziali. Così avete fatto un buon pre-workout completo. Un'altra cosa molto interessante che avevo detto all'inizio del video di non perdervi, di guardarlo appunto fino alla fine, è che dando appunto questa vasodilatazione, la citrullina malato è stata studiata in molti articoli e vi assicuro che ha questa funzionalità di favorire l'erezione. Quindi, maschietti miei belli che siete all'ascolto di questo video, se volete dare un boost non solo ai vostri allenamenti ma anche ai vostri rapporti, potete utilizzare un po' di citrullina malato come pre-workout, tra virgolette, ok? Quindi, questo è la citrullina malato della Zeplas. La trovate sul sito, mi raccomando, ricordate di utilizzare i codici sconto. E io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.